Abbiamo convenuto che nell'arco delle prossime 72 ore, per rispondere all'evento eccezionale, metteremo in campo un ulteriore decreto-legge, il cui obiettivo è innanzitutto quello di accelerare le procedure e mettere ulteriori risorse in termini di personale per affrontare l'emergenza. Innanzitutto personale di sostegno e di supporto alle popolazioni. Già da ieri ci sono 320 carabinieri in più che sono stati dislocati dal ministro Pinotti, 120 agenti di polizia, ci sono oltre un migliaio di vigili del fuoco, ma dobbiamo anche mettere più forze dell'ordine. Perché? Perché una delle prime preoccupazioni che ci fanno i cittadini è: voi ci chiedete di lasciare qui le case, comprendiamo le case, i territori e comprendiamo, però chi ci garantisce che i territori siano al sicuro? Quindi più forze dell'ordine innanzitutto per dare il senso del presidio e della presenza statale. Diciamo, l'evento del 24 agosto, come sapete, come abbiamo detto più volte, ha un suo percorso e questo percorso non sarà rallentato dagli eventi, diciamo, dagli ultimi eventi, seppur drammatici. Per cui, come sapete, le casette verranno date a chi ha casa fortemente inagibile tecnicamente, la lettera E, ma questo è un tecnicismo. È evidente che gli eventi, diciamo, del 27 e del 30 non possono aver migliorato questa situazione, per cui quel percorso andrà avanti. Ma io sui beni culturali voglio dire questo: nel decreto di cui ha parlato il Presidente del Consiglio ci sarà una scelta molto forte di intesa e condivisa con il Ministero dei Beni Culturali, cioè quello di mettere in sicurezza nei tempi più rapidi possibili i beni culturali. E quindi è una situazione particolare, anomala, ce n'è piena coscienza, e a situazione straordinaria occorre una risposta straordinaria, fatta di grande unità tra le regioni, il governo, mi sembra di poter dire tutto il sistema politico, perché non bisogna permettere che alla tragedia del terremoto si unisca anche l'onta della percezione della solitudine da parte delle persone. Quindi è dura, perché dal 24 agosto non ci si ferma nessuno neanche un minuto, ma bisogna continuare così. Renzi, parla. Sì, in questa prima fase dobbiamo gestire l'emergenza e l'assistenza alla popolazione, continuare nelle prime ore come stiamo facendo con gli alberghi e anche con le tende in via provvisoria, che devono essere un'alternativa alle auto e a chi è rimasto in strada e non vuole lasciare i comuni e le frazioni più colpiti. I container saranno più rapidi. Quello che ha annunciato il governo oggi ha raccolto una richiesta che abbiamo fatto insieme regioni, commissario e protezione civile, di avere una tempistica e delle procedure che siano attinenti ai tempi di assistenza dalle popolazioni, rapidamente e brevemente. Per poter in un tempo rapido mantenere, soprattutto nelle aree interne, quella presenza che i cittadini vedono come un pezzo della loro identità. Per me è un'ottima notizia. È chiaro che significa investire risorse nel noleggio di questi container, ma valutando rispetto a un contributo di autonoma sistemazione, alla fine le risorse non sono così lontane. Quindi una bella risposta che era molto attesa dai tanti terremotati che sono cresciuti ovviamente col terzo terremoto. Che cosa? Aspetta. Un attimo, era già pieno, fanno un video, ciccio. Occhio. Guarda, proprio adesso l'abbiamo tirato fuori il cane, in questo momento. Quindi aspettiamo l'ambulanza, Cristian. Tieni fermo, tieni, non lo fa. Tanto pericoloso abbassarci a...